Ciao a tutte e benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, oggi voglio mostrarvi queste unghie effetto sottovetro che ho realizzato con l'aiuto delle Dual. Vi mostrerò passo passo come andare a fare, perché in realtà utilizzo le Dual solo per l'allungamento e poi andrò a fare la struttura con un autolivellante, una base autolivellante. Vi ricordo comunque che i prodotti che andrò a utilizzare sono di Purple e avete il codice sconto con il codice MACOLINA10, che comunque trovate scritto qua sopra. E nulla ragazze, quindi io vi mando un grande bacio e vi lascio al video. Allora, ho messo di qua lo scotch, di modo che mi protegge le unghie e non le vado a limare, visto che ho lasciato scoperto solo l'anulare, andremo a fare lui. Per non stare a ritagliare un guanto e sprecarlo, ho deciso di nastrarle, così sono sicura di non rovinare il lucido con la lima. Allora, la mia unghietta è già preparata, quindi io ho già applicato nel prep, ho sgrassato bene le unghie, ovviamente ho fatto una buona manicure, ho messo nel prep primer non acido e adesso sono andata anche a polimerizzare la base. Ho utilizzato l'elastic base sempre di Purple. L'ho sgrassata e vado adesso con le Dual a ricrearmi l'effetto sottovetro con i glitter. Vi mostro passo passo. Il gel che andrò a utilizzare è lui, si chiama Glass Clear. Ragazze, è un gel super cristallino, io ve lo straconsiglio per quando dovete andare a fare magari French muretto, tutto ciò che è sottovetro e volete che si veda bene. Lui è iper cristallino, ragazze, giuro, è veramente trasparentissimo. Vi mostro con la spatolina. Penso che si percepisca proprio che è un costruttore cristallino. È una media viscosità, nel senso che comunque, se vedete, tende proprio a livellarsi, quindi è una medio-basso viscosità. Non è di quelli ad alta viscosità, però vi dà tutto il tempo di essere lavorati tranquillamente. Vado a scegliere la Dual tra queste qui, Almond, sempre di Purple. Quindi seleziono la misura più giusta per me. Scelta la Dual giusta, siccome vado a fare solo l'allungamento, la vado a ritagliare, perché la parte sopra non mi occorre. Quindi vado a togliere proprio questo pezzo, faccio una sorta di semiluna. Vado a perfezionare il taglio. Ok, taglio comunque le puntine perché mi potrebbero infastidire. Quindi tengo la Dual e segno. Mi do sempre un piccolo margine anche per quanto riguarda la limatura. A questo punto non faccio altro che iniziare a riempire col gel trasparente. Vado a utilizzare quindi il Glass Clear. Faccio un piccolo strato che mi serve proprio per far affondare bene tutti i glitter che gli metterò. Vado a fare un mix di glitter, utilizzerò questi ma anche questa, quindi vado tutte e due insieme. Li prelevo anche semplicemente con il pennello stesso, oppure se voglio con un bastoncino in legno d'arancio. Io prima vado a mettere tutte le mie stelline. Ok, giro sempre e controllo. Magari sposto un attimo queste un pelino più giù e copro anche quest'angolo che è un po' scoperto. E adesso vado a mettere anche gli altri glitter con un piccolo strato di gel, senza però polimerizzare. Se voi volete potete anche polimerizzare.
Io però, per evitarmi passaggi inutili, non vado a polimerizzare. Inutili, oddio, in realtà non è un passaggio inutile, può essere fatto di modo che i glitter rimangano saldi e fermi dove li abbiamo sistemati, però io per una questione di tempistiche, perché come al solito vado sempre di fretta, sempre, non polimerizzo e vado direttamente a fare un altro strato di gel per assicurarmi di incapsulare bene tutto. Mi faccio la mia applicazione, c'è sempre un punto ben preciso dove andare a mettere tutto, ragazze, eh? E poi completo la polimerizzazione in lampada. Rimuovo la mia dual e mi sono già ritrovata quindi con l'allungamento fatto. Adesso diamo una piccola limatina giusto allo scalino che si è creato definendo la forma e completiamo la struttura. Accorcio e do forma al bordo libero. Ok, quindi spolvero bene e per questo step uso un gel che sia autolivellante. Nello specifico io utilizzo una base semipermanente, un elastic base, sempre purple. Questa è meravigliosa, ragazze, è la Milky White, l'ho strausata, va tantissimo, è un latte bellissimo, non è né troppo coprente ma neanche trasparentino, per quello vi dico che è bellissimo. Io quello che vado a fare è, con poco prodotto mi creo il mio stratino di scivolo . Sto attenta alla struttura, quindi tenendo a mente come deve essere la mia struttura io la vado semplicemente a completare. Ok, base applicata di modo di avere un bel riflesso, quindi ho fatto la struttura dove mancava, in poche parole. Adesso, prima di andare a rifinire il sotto, vado a lucidare perché non sono andata a sgrassare la base, quindi vado adesso a mettere il sigillante e sigillo bene tutta la struttura. Giro un po' l'unghia di modo che si livelli bene il lucido, controllo il riflesso. Eccole qua, ragazze, queste sono le unghiette completate. Io le adoro, ragazze, ha questo effetto sottovetro, mi fa letteralmente impazzire. Io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivate fino a qua, lasciate giù nei commenti l'emoticon del cuoricino blu. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.